Allora, spero di non annoiarvi, vista l'ora un po' così. Magari se Maria Concetta mi avesse fatto pure a me un po' di supporto, visto che è così brava per mantenere viva la cosa, perché io pure sono timida, quindi lo dichiaro all'inizio. No, scherzo, no, però ma, insomma, voglio dire. Allora, rapidamente, allora, questo come è già stato detto è praticamente una rimodulazione di un NRC che di fatto, un gruppo di lavoro che di fatto in questi anni non ha, l'agenzia usa il termine dormancy, cioè è stato in letargo sostanzialmente e quindi non, ha, non hanno lavorato, non si sono incontrati, non hanno prodotto nessun tipo di risultato. Poi improvvisamente per una serie di fattori esterni che poi vi dico hanno deciso che era il momento appunto di sostanzialmente di riesumarlo e di farlo vivere. Personalmente io sono entrata chiaramente in questa fase, devo dire che questo NRC mi rappresenta questo, diciamo, questa figura in parte, nel senso che io lavoro proprio nei rapporti tra agricoltura e ambiente, quindi mi sono ritrovata su tante tematiche. Lo considero importante e strategico e sicuramente col senno di poi, dopo l'esperienza fatta soprattutto lì a Copenaghen, che è stata molto intensa proprio perché i temi erano tanti, sicuramente è un indicatore, che è un profilo, un gruppo di lavoro che ha sicuramente delle buone possibilità di lavoro e di interfaccia anche con altri gruppi all'interno di ISPRA stesso. Allora, il quadro di riferimento rapidamente, sostanzialmente la figura dell'NRC ambiente e agricoltura si inquadra nella, cioè, ha come riferimento forte la politica agricola comune europea, la PAC, che attualmente è l'unica politica che indirizza fortemente lo sviluppo del settore agricolo in tutti i vari aspetti. Il tema dell'NRC si inquadra anche nel già richiamato varie volte il settimo programma di azione ambientale europeo, che ha come dire, il ruolo di indirizzare la politica ambientale fino al 2020. Anche noi devo premettere che in un angolo della fitta agenda del meeting si è parlato anche del prossimo, dell'ottavo programma di azione ambientale europeo, proprio come dire, già definendo alcuni temi che poi saranno che provengono dal mondo dell'agricoltura, che probabilmente confluiranno in maniera determinante all'interno dell'ottavo programma di azione ambientale. Alcuni obiettivi collegati all'attività dell'NRC sono relativi al raggiungimento di una produzione alimentare sostenibile e al miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse ambientali in ambito agricolo. C'è anche un altro tema che è stato lungamente dibattuto durante il meeting, che è l'esplorazione del tema delle nuove tecnologie e dei nuovi approcci in agricoltura, tra cui si è parlato diffusamente dell'agricoltura di precisione. Rispetto alle politiche supportate, oltre appunto al settimo programma di azione ambientale, per quanto riguarda in particolare la PAC, gli aspetti che sono stati presi in considerazione sono quelli relativi al greening nell'ambito del primo pilastro e allo sviluppo delle misure agroclimatico-ambientali, delle misure di conservazione dei siti Natura 2000, la direttiva quadro delle acque e l'agricoltura biologica, che sono afferenti al secondo pilastro della PAC. Altre politiche che si interfacciano con il tema di questa attività sono quelle relative all'SDGs, alla gestione dell'acqua, alla biodiversità, alla gestione efficiente delle risorse, alle politiche del suolo e alla green economy. Come avevo già detto, c'è stato questo primo meeting a Copenaghen nel 21 e 22 giugno scorso e il meeting ha avuto in agenda la trattazione di diversi argomenti di rilievo, tra cui anche, come dire, una riflessione, una ridefinizione dell'attività dell'Agenzia Europea a medio e lungo termine sull'agricoltura.
e anche le, come dire, le possibilità di cooperazione con le diverse organizzazioni dell'Unione Europea nel campo delle valutazioni agroambientali. In realtà erano presenti al meeting e hanno partecipato attivamente i responsabili della DG Agri, della DG Clima e della DG Env. Durante questa riunione sono state esplorate la possibilità di sviluppare indicatori agroambientali nuovi, inediti, sulla base dei dati del sistema di informazione delle parcelle agricole e sul, del sistema di controllo amministrativo. Questi sono entrambi legati ai pagamenti della PAC sostanzialmente, quindi poi ogni paese alla fine ha sviluppato un proprio sistema, però diciamo che grosso modo, perché la PAC indennizza praticamente le colture e c'è, adesso ve la faccio in maniera molto semplificata, però c'è un tot, un indennizzo, un tot a ettaro o di coltura. E appunto dicevo, quello che si è cercato lo sviluppo di indicatori agroambientali con il concorso della captazione e dell'utilizzo dei dati di Copernicus. Questo è visto diciamo come sviluppo finale, probabilmente questo c'è sia il rapporto quello annuale dell'agenzia che quello, il SOER del 2020. Per quanto riguarda, sono andata troppo avanti, ecco, manca una slide, vabbè, ah no, è qua. Allora, per quanto riguarda i contributi richiesti dal gruppo dell'Agenzia Europea agli NRC, questi sono i classici contributi che sono richiesti un po' a tutti i gruppi. Io partecipo già in un altro gruppo NRC sugli adattamenti ai cambiamenti climatici e quindi diciamo che ho avuto quest'anno, ho fatto un'esperienza molto intensiva, perché quella è un NRC che lavora molto, tanti sono i documenti, ci sono delle piattaforme europee da condividere, eccetera. In questo caso specifico ancora, diciamo che ci manteniamo sui prodotti, diciamo che rimaniamo sul vago, ci sono i report, i briefing di Eionet, e la cosa che però è alla quale loro puntano molto è questa revisione e questo sviluppo dell'indicatore agroambientale. Questa è ancora una cosa in cui noi in quei due giorni abbiamo, come dire, attraverso un'attività di brainstorming un po' tutti abbiamo partecipato, abbiamo buttato giù delle idee che adesso loro stanno raccogliendo e poi ci sarà una definizione del, però insomma è un lavoro molto impegnativo. E poi sempre in quel contesto si è chiesto di aprire, di vedere, indagare una collaborazione con altre expertise della componente suolo e contestualmente di aprire la discussione sulle potenzialità di Copernicus per le applicazioni in agricoltura, sempre come raccolta di informazioni e di dati. In ultima cosa, è richiesta anche di, nel ruolo delle NRC, comprenderà anche l'interfaccia con le altre amministrazioni sul territorio nazionale. Per esempio nel caso specifico dell'NRC Ambiente Agricoltura sono le amministrazioni deputate al pagamento dei fondi PAC, i cosiddetti enti pagatori. E quindi utilizzare sostanzialmente i dati degli enti pagatori per eventualmente sviluppare e popolare l'indicatore agroambientale. Consegna dei dati, c'è anche una parte dell'NRC che è relativa all'obbligo di consegna di dati e informazioni. In questo caso specifico, visto che ancora siamo, come dire, sostanzialmente all'inizio di un percorso, per ora non c'è una richiesta specifica di dati, anche perché verranno via via chiarite le necessità. Però la richiesta generale è quella che i dati agricoli, quindi compresi quelli che dicevo prima, degli organismi pagatori delle singole colture, siano regolarmente forniti praticamente a Eurostat e alla DG Agri. Vabbè, poi ci sono una serie di necessità eventuali, cioè si parla ancora di una serie di indicatori pertinenti da sviluppare, però questa potrebbe essere una seconda fase. Per quanto riguarda le opportunità, allora
per quanto riguarda le opportunità, io lo vedo nel ruolo del nostro istituto di ricerca, ma anche del sistema di protezione nazionale, se ci sono queste, come dire, questi profili, e sviluppare sostanzialmente, ricentrare alcune tematiche di ricerca che alcuni dentro ISPRA portano già avanti. Io ed altri, per esempio, sono circa 10 anni che ci occupiamo dei rapporti del ruolo dell'agricoltura, dell'ambiente, del ruolo dell'agroecosistema. E come dire, come l'agenzia dà proprio per scontato che alcune tematiche, tra cui, questo proprio sono i temi che sono usciti dal meeting, il ruolo dell'agricoltura nella preservazione del territorio e della biodiversità, il recupero delle aree marginali, gli effetti sull'ambiente dello sviluppo dell'agrobiodiversità, gli effetti del climate change sull'agricoltura, l'uso di pratiche agronomiche sostenibili, l'utilizzo di tecniche di precision farming e l'uso dei dati Copernicus e ultimo, ma non l'ultimo, anche come dire, per quanto riguarda trattare il tema della preservazione del paesaggio agricolo. Questi sono tutti temi che saranno centrali in questa attività di lavoro con loro, di costruzione di questi report, e che secondo me hanno uno spazio notevole all'interno del nostro ente e anche del Servizio Nazionale di Protezione Nazionale. E, altra opportunità importante sicuramente è lo scambio di esperienze e di dati con stati membri e anche soprattutto con i paesi cooperanti. Io direi anche, come dire, la possibilità poi anche di in qualche modo riuscire a stabilire delle sinergie forti anche all'interno del territorio italiano con altri enti che sostanzialmente lavorano sul tema dell'agricoltura, quindi insomma può essere un ulteriore aiuto per stabilire ulteriori attività sinergiche. Per quanto riguarda le sinergie, insomma il mio chiodo fisso, avendo appunto lavorato da diversi anni sugli indicatori per l'agricoltura e per l'agrobiodiversità, è proprio quello dei dati. E siccome i dati, e quello che poi è stato chiesto anche durante il meeting, è chiaramente le informazioni dei dati devono essere a livello locale. E purtroppo in Italia chi gestisce i dati a livello locale, quindi le parcelle, quindi il tipo di produzioni, i pagamenti, eccetera, sono organismi pagatori che però non rilasciano, se non con molta difficoltà, informazioni e dati. Noi peraltro credo che poi vedo i colleghi del SOL, abbiamo ancora, come dire, aperto con AGEA, cioè abbiamo una convenzione, AGEA per esempio è l'organismo pagatore, quindi ha tutta una serie di informazioni e di dati che sarebbero centrali per questa attività, ma non solo, anche per molte altre attività che noi siamo chiamati a svolgere. Però diciamo che rimane ancora, io ormai ho perso un po' la speranza dopo tanti anni, rimane un faro che sta lì, però io ogni volta tento con approcci personali, con approcci istituzionali, ma alla fine... Quindi io credo che questa sia una forte criticità, spero che in questo l'agenzia, cioè l'ISPRA riesca, come dire, a superarla e a entrare insomma un pochino di più in questa cosa. L'altra cosa importante, visto che questo è un NRC che ha un ruolo, come dire, anche di molto di interfaccia, perché raccoglie una serie di tematiche che sono anche comuni ad altri gruppi di NRC, immagino che ci sia, come dire, un rafforzamento, cioè è una criticità al momento, io ho lavorato da sola completamente, no? Quindi spero che, insomma, voglio dire, questa sia l'esperienza, ma nel futuro questo cambia e ci sia insomma una maggiore condivisione, uno scambio di informazioni. Grazie. Se ci sono domande, non lo so. Se ci sono domande. Sì, magari. Magari. Il problema è quello, da quello che ho capito, che però non era soltanto il problema dell'Italia, perché questa dei dati ha scatenato 2 ore di discussione furiosa con varie cose. Il problema è l'aggiornamento. Allora, se io non so in pratica, perché non mi occupo di flusso di dati, come se quelli che vengono, come dire,
mandati all'agenzia, all'Eurostat, se sono dati aggiornati, chi li manda. Io ho difficoltà a vederli, cioè io vedo, mentre l'Istat riesco a vedere le basi dati anche di base sostanzialmente, là invece vedo già dei dati aggregati, quindi ho difficoltà ad avere le informazioni. Magari questo voi che siete possiamo ragionarne insieme. Loro l'hanno dato come precondizione che i dati su cui lavoriamo sono il flusso continuo di dati che deve andare alla Commissione Europea, punto. Cioè non... Magari. È venuto il rappresentante Eurostat, ma non ha detto assolutamente questo. Cioè nel senso, sono stati, ma è una buona notizia, indagherò, c'era il rappresentante Eurostat che ha tenuto, diciamo, a controllare alcune, quando si faceva riferimenti, qualcuno che ha fatto una presentazione a Mosa, ha controllato, diciamo, la congruità dei risultati, però non ha assolutamente parlato di questa cosa. Questa è una buona notizia, che, anche perché l'Agenzia Europea, che praticamente loro, devo dire, hanno gestito e introdotto molto bene tutto il tema, l'hanno gestito bene nei due giorni, non ha assolutamente parlato di queste, cioè si è posta il problema delle sinergie, ma non ha parlato delle sinergie esistenti, no? Quindi questa è una notizia che è ottima, che cioè, mi riservo di controllare, anzi pure col vostro aiuto, insomma, visto che tanto ci abbiamo uno scambio giornaliero. Posso aggiungere giusto una sì. Discussione anche a livello di NFP sulla questione di Eurostat, nel senso che l'Agenzia Europea dell'Ambiente si sta preoccupando di avere un rapporto migliore con Eurostat, anche perché al di là appunto di questo sull'agricoltura, la necessità di una strategia agricoltura, perché evidentemente i dati provenienti da Istat e Eurostat non sono allo stesso livello di trattazione di quelli che raccoglie direttamente l'Agenzia Europea dell'Ambiente. E questo coinvolge anche altri argomenti, si è parlato più volte negli NFP, almeno durante questo 2018, per esempio dei rifiuti, perché sui rifiuti non passa attraverso il Ministero dell'Ambiente, ma è a carico di Eurostat, e questo per l'Agenzia Europea dell'Ambiente, anche nel nuovo ruolo che le sta affidando la Commissione Europea, crea una qualche problema di disallineamento nelle modalità che si vuole dare al sistema. Caso dei rifiuti, cioè, quindi diciamo sicuramente. Matura per una collaborazione, ma nello stesso tempo per assolutamente stressare alcuni argomenti che necessitano di un approccio e una visione ambientale un po' più. Certo. Non a caso c'erano tutti questi invitati che hanno partecipato, tutti e due giorni con noi, quindi attivamente, insomma, nei due giorni, anche persone, io della DG Agri conosco qualcuno, erano persone di livello alto, non è che hanno mandato i funzionari, quindi la DG Clima anche, cioè, evidentemente c'è un interesse. Questa di Eurostat, ripeto, lei era una dirigente, responsabile, lei ha controllato una congruità di alcuni dati, però non è che ha rilasciato, quando ci sono state fatte alcune domande specifiche, però comunque diciamo che, come dire, il gruppo è aperto, nel senso che poi adesso loro cominceranno a coinvolgerci e ci sarà un'interazione. Hanno detto che le prossime volte, giustamente, non si farà, ormai ci conosciamo, abbiamo parlato, abbiamo scritto, abbiamo detto, non si faranno più incontri là. Cioè noi lavoreremo probabilmente webinar piuttosto che, insomma, giustamente, insomma, per evitare costi, tempi, spreco di tempi e di costi. Quindi ci sarà l'interlocuzione sempre aperta, immagino, insomma, quindi speriamo che questa cosa si... Scusate che mi hanno chiesto di passarvi i microfoni perché non si sente nella registrazione. Aggiungere una potenziale criticità per il settore... nazionale per l'agricoltura. Come sapete, nella legge stabilita l'anno scorso sono stati
istituiti censimenti permanenti, che vuol dire che nel 2021 si svolgerà l'ultimo censimento dell'agricoltura, dopo i dati verranno aggiornati ogni anno sulla base delle informazioni amministrative. E informazioni in possesso delle amministrazioni sono in primo luogo i dati della GEA, questo mitico database che nessuno ha mai visto e che nessuno sa se veramente esiste, se solo si è finto, e poi le indagini strutturali triennali e le indagini semestrali o trimestrali, insomma, sulle consistenze animali. Quindi siamo in presenza di una potenziale perdita di informazione nel settore agricolo, informazione di base, quella che ti serve poi per stimare gli impatti nelle varie tematiche. E quindi questa cosa, quale miglior ruolo per gli NRC? Quello di fare sistema con le varie istituzioni preposte, diciamo, incluso il Ministero, incluso l'Istat, poi abbiamo altri tavoli, altre situazioni, però insomma... E dato che in questo NRC siete abbastanza compositi come partecipazione, cioè, diciamo, ci sono persone che vedono la materia da punti di vista differenti e che hanno diversi contatti probabilmente, è uno dei luoghi, uno dei posti dove fare squadra e fare in modo di garantire i flussi di dati minimi, insomma, o aiutare la produzione di flussi di dati minimi. Voglio dire, siccome si è parlato anche molto di clima, no? Cioè di impatti climatici, visto che Riccardo, siccome si è parlato anche tanto di clima, di impatti climatici, di effetti, quindi voglio dire la perdita di produzione agricola chiaramente c'ha, come dire, la produzione che risente degli effetti dei cambiamenti climatici, probabilmente, oppure la preservazione, il ruolo nella quale io credo fermamente, cioè il ruolo dell'agricoltura nella preservazione della biodiversità, del territorio, sono cose che, voglio dire, anche all'interno di ISPRA, o se vogliamo, come l'ha proposto il direttore, all'interno del servizio, vanno condivise tra i vari gruppi, perché voglio dire è un'elaborazione che viene a vantaggio di tutti sostanzialmente, insomma, quindi questo lo dico a te che ti occupi di emissioni, quindi voglio dire, anche se è un altro aspetto, però è così, insomma. Aggiungere solo una cosa, perché io, frequentando anche alcune iniziative di ricerca, diciamo, lì abbiamo trovato una sinergia anche con i colleghi sia del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che sono partner di uno dell'Enernet del GPI, Water Works 15, che è Acqua Agricoltura, ma abbiamo un accordo specifico su Prima, che è esattamente su alcuni di quei temi, compreso quello acqua, ma anche agricoltura, per la produzione, agricoltura sostenibile, per una catena agroalimentare di nuovo sostenibile. Quindi, diciamo, per noi come ente di ricerca abbiamo così la possibilità, appunto l'opportunità, di seguire gli argomenti scientifici, sì, coniugandoli con quelli più di servizio, come in questo caso, ma a questo punto intercettando questi nostri partner che lo sono per l'attività di ricerca, forse è un ambiente più facile di dialogo, intercettarli per darci il supporto sull'attività più di servizio, sulla fornitura di dati, parlo appunto del CREA, che sono all'interno quotidiani col CREA, quindi voglio dire a livello, cioè, anzi, hanno fatto, cioè, dovremmo cercare di fare un'operazione anche di questo genere. Cioè, abbiamo anche un protocollo d'intesa su alcune attività che stiamo facendo insieme, quindi voglio dire questo, però magari bisogna, ecco, ragionare un attimo insieme su come, visto che questa è un'attività specifica, come approcciare. A me piacerebbe che da qua dentro venisse fuori, come dire, un gruppo. Se noi proprio sì, loro per ora non hanno ancora chiesto niente, detto, poi pure loro l'agenzia europea si devono organizzare, pure loro come ruoli devono capire, è stata tutta una cosa un po' affrettata, un po' così. Quindi quando poi cominceranno ad andare a regime le cose, io avendo fatto l'esperienza con l'NRC Adaptation, Mitigation, Climate Change, lì era un documento al giorno, quindi insomma quando poi arriveranno questi documenti da emendare, scrivere, risposte da dare, eccetera, a quel punto poi sicuramente servirà, spero, insomma, se formi un gruppo di lavoro, insomma, ecco questa cosa. Vabbè, grazie Chiara, cercheremo sicuramente di